Bella ragazzi, sono Darkest Beppe, benvenuti nel mio canale. Oggi siamo qui nel Gran Premio B-Win de Spagna, perciò preferirei dirlo circuito di Spagna. E vediamo un po' oggi cosa riusciamo a fare. Allora, io direi subito almeno di fare almeno 2-3 giri della qualifica. Magari due ne faccio, perché ho notato che facendo la gara non so un cazzo della pista. E perciò vediamo un po', adesso magari ne faccio due. Però insomma, perché alla fine è tutta questione di sapere il circuito. Perché come avete visto nell'ultimo episodio che ho fatto una gara di merda. E adesso, boh, non so, speriamo di arrivare almeno sedicesimi. Toh, non chiedo tanto, perché alla fine la moto non è che mi aiuta molto. Però almeno di fare una buona gara. Dai, però, mamma mia che lento nel caricamento questo gioco. Lento come una lumaca. Dai. Buongiorno, dai. Dai, continua. Moto. Sospensione, dai. Fino in pista. E vediamo un po' com'è sto circuito. Ok. Vediamo un po' se riusciamo a colpo. Oddio. Sono un valido. Oh, ho già capito che farò una gara di merda soltanto dalle qualifiche. Adesso a tempo, bisogna fare una bella curva a destra. Oddio, se è difficile un po'. Adesso c'è un piccolo rettilineo, se si può dire rettilineo. Adesso giriamo a destra, vediamo un po'. Abbiamo impostata bene sta curva, per la prima volta abbiamo impostato bene una curva. Quindi dai, va bene, questa è presa larga, adesso prendiamo delicatamente. Vai. Per tempo di merda sempre. Un po' questa curva a destra abbastanza difficile. Adesso c'è un bel rettilineo, che se ci avessi una moto abbastanza potente lo sfrutterei al massimo, ma siccome c'è una moto di merda non va un cazzo. Oddio, se è difficile sta curva. Dai, andiamo un po'. Adesso dobbiamo girare a sinistra. Curva di merda, l'ho sbagliata. Ho fatto una curva del cazzo, però preferisco non usare il flash, perché almeno faccio un secondo giro per sapere com'è sta pista, perché non mi va di farne soltanto uno stavolta. Oh mio Dio, momento di imbarco. Tutto sommato, io so, ho fatto un errore che mi costa il tempo, però tutto sommato sta pista è accettabile, non è tutto quel gran difficile, non è tanto impegnativa, ecco. Adesso devo arrivare staccata a una curva a gomito, come cazzo posso dirlo voi. Ok, lungo rettilineo, adesso vediamo un po' come riusciamo a concludere il secondo giro. Ovviamente mi dice che sono primo, ma ho fatto il primo giro, l'avrò fatto io. Ok, prima testa. Adesso ho preso un pochino la mano questo circuito. Già fare un giro è abbastanza efficace, ecco, perché insomma piano piano prendi. Io però sta curva non posso farla sempre male. Così. Sto coso mi dice di accelerare la manetta, no? Perché è tutto azzurro. Io accelero la manetta e vado largo. Ok, andiamo. C'è un rettilineo, ma non c'ho nessuno davanti per sfruttare la scia. Perché secondo me sfruttare la scia in qualifica conta parecchio, però in questo caso non ho davanti nessuno.
già meglio, mi sembra. Ho fatto 1,49 nel primo giro, vediamo come riusciamo a concludere questo secondo giro. Ma era la prima abbastanza bene, mi sembra. Sarebbe fatta abbastanza bene, presa molto veloce, adesso freniamo delicatamente. Ok, mi è andato un pochino largo, però fa niente. Urca puttana, mi sembra un barcavo. Più due secondi. Più due secondi, sta cosa non mi va giù. Merda. La prossima volta questa curva la faccio più veloce, perché è andato troppo. Cominci il piede, facciamo una bella staccata. E urca puttana. Ho fatto... Ma quanto cazzo ho fatto io? Ah, il primo ha fatto 1,48 e io ho fatto 1,50 e qualcosa. Vorrei dire che potremmo passare direttamente alla gara. E boom, vediamo un po' come andrà a finire. Si chiude qui questa sessione. Si chiude qui. Dai, speriamo in un bel posto, dai. Potevano mettere canzoni migliori, mettono ansia. Dai, dai, vediamo un po' come riusciamo a fare questa gara del cazzo. Potrò arrivare almeno una volta in zona punti. Ho capito che c'è una moto di merda, però. Un saluto a tutti gli amanti del moto mondiale. Una volta in zona punti non fa mai male. Anzi. Sviluppo sta moto, sospensione. Motore. Andiamo di motore, va. Quindi pista. E siamo... Quanto pezzo siamo? Molto. 21esimo. Come sempre, davanti al mio fianco, c'è il solito Danilo. E si parte Danilo, anzi. Adesso vediamo un po' come stiamo. Urco! Urco Dio, che imbarcata! Siamo 18esimi, Locatelli, Sissis, il bastardo Sissis, Tonucci, sì, siamo di fianco a Tonucci, aioi, i soliti bastardi che nel primo, mi sembra, episodio al rettilineo li ho sorpassati. Adesso non vorrei fare mai un incidente con il mio compagno di squadra Ferrari e ci accontentiamoci della 17esima posizione, piano piano. Ovviamente quelli davanti andranno di più, però. Locatelli ci supera e siamo 19esimi. Attenzione, mega staccata. Dai. No. Che palle, oh, quando iniziamo a far così. Mancano ancora 3 giri, ok, già ne ho dato uno. Anzi, se ne ho dato pure 3. Intanto Ferrari è stato sorpassato dal mitico Sissis. Dai, dai che recuperiamo, dai. Come on. È possibile che ogni volta faccio... A parte che anche io faccio modalità pro e reale di qua e di là, però almeno c'è più gusto. Però porca puttana, non posso arrivare sempre ultimo. Meno 5 decimi da Locatelli. Meno 5 decimi di qua, ci siamo avvicinati parecchio. Ovviamente devo andare a finire sullo sterrato come sempre. Questa però la curva qua la voglio fare bene. Non ce l'ho fatta male. Vediamo in staccata, finiamo un pochino dopo. Ok, sì. Va bene. Dai che dobbiamo prendere la scia. Ok, ma che cazzo di accelerazione hanno sti qua? Miller, giro record, 1,50. Giro record, 1,53,92. Giro record, a bombazza. Attenzione, si inserisce. Beh, vaffanculo, Dio cane. Ma che va. Oh! No, no, dai. No, ma che palle, Cristo. Cioè, non è possibile. Adesso facciamo una mega staccata che la voglio piazzare al culo a sti bastardi. Porca troia, ogni volta mi avvicino per tanto così non li supero. Intanto. Attenzione! Non fa niente, dai.
Noi che siamo 17esimi, abbiamo sorpassato due in una curva. Adesso cerchiamo di tenerli dietro e non consumare tanto le gomme, anche se è un po' difficile perché devo andare a manetta per tenerli dietro. E vabbè, siamo 17esimi, dai, buono. Mi accontento del 17esimo posto. Intanto davanti ci abbiamo il nostro solito Ferrari, compagno di scuderia. Ovviamente questo mi supera, però attenzione Beppe, prova a sfruttare la scia di occhio, è difficile prenderla. Attenzione, la prende, staccata. Sono andato lungo. Urca puttana, l'ho fatto cadere. Cazzo, però ho perso una posizione. Sì, vabbè, a parte che sta curva l'ho impostata già male dall'inizio. Ecco, devo andare avanti. Già è meglio, l'abbiamo impostata meglio, freniamo un pochettino, gli stiamo attaccando al culo a sto figlio di puttana. Dai, caputtana, l'abbiamo presa bene. Locatelli di merda. Mannaggia, oh, quindi te devo combattere per la 17esima posizione. Mio Dio, che salto che ho fatto. Dai, ci siamo, dai. Vabbè, ma siamo pressati al culo di Locatelli. Proviamo a fare traiettorie diverse, magari ne esce qualcosa di buono come ha fatto nella prima gara. Qua recupero, non scherzavo. Mi ho paura, staccata, attenzione. Staccata, che vado sempre pensato al culo. No! Oh, mannaggia! Mamma mia, che palle, oh! Che palle! Vabbè, mi si impegna qua di più. Ultimo giro e c'ho ancora un flash perché sono 18esimo, per esempio. Almeno non sono. Anzi, gli ho dato un bel distacco poi dietro. Beh, insomma, non è tanto, è 5-10 per la prima. Attenzione, ci siamo avvicinati a Locatelli, dobbiamo sorpassarlo. Manca neanche un giro. Cioè si manca un giro, però sono 18esimo. L'obiettivo è arrivare almeno 17esimo, anche se l'obiettivo del gioco era arrivare a 14. Oddio! Ma faccio cagare, minchia. Ultimo flash perché lo devo far cazzate. Non devo far cazzate adesso, sono nella mente, non ho più. Adesso è veramente tutto reale. Io facevo il flash perché adesso c'ho. Non c'è una beata minchia. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Vediamo con prudenza, magari vedendo con prudenza la 17esima posizione ce la riusciamo a portare a casa. Vediamo un po' il rettilineo, la staccata finale, vediamo un po' come riusciamo a impostarci, se uscire bene dalla curva oppure no. Vediamo. Dai, buona, vediamo un po' cosa riusciamo ancora a recuperare. Vediamo un po' questa curva. Questa curva l'abbiamo recuperata di qualche millesimo. Andiamo in questa. Questa cosa è andata lungo. Mannaggia, oh. Ma vaffanculo. Io ho capito che sto facendo curve alla cazzo. Tutto per... E quando inizio a fare ste curve alla cazzo funziona, soprattutto all'ultimo giro. Sono a, ce l'ho a 16, mi sto lo cadendo. Curva finale, penultima, 30. Oh mio Dio! Cazzo, devo farla prima così le finisco quella curva lì. No, non sono per il bastardo. E 17esima! Olè, ce la siamo portata a casa. Boh raga, spero che sta gara vi sia piaciuta, anche se sono arrivato 17esimo, ma non potete aspettarvi tanto da questa moto. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento, iscrivetevi al mio canale, passate dalla mia pagina Facebook che è sempre in descrizione. Ci becchiamo alla prossima, che sarà sempre un video di MotoGP. Io vi saluto, ci becchiamo alla prossima, da Beppe è tutto. Bella!